Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, buonasera, bentornati sul nostro canale Twitch. Questo è il canale di Atleta League, il canale ufficiale del nostro torneo di eSport. E questa è una delle serate di avvicinamento alle finali che si svolgeranno nella prossima settimana e saranno tutte trasmesse live qui. Ma oggi vogliamo presentarvi due caster, due tra la coppia, una delle coppie che ha animato e tra quelle che più ci hanno divertito della prima edizione della Season 1 di Atleta League. Ci sono Edoardo Tamagni in arte Edotama, eccolo qui al centro. Buon salve a tutti, ciao a tutti. Buon salve, buon salve. C'è Carlo Barracco al suo fianco, Sapphire, a confermare ancora una volta la coppia che scoppia di Fortnite. La coppia che scoppia, let's go. Vediamo, è un bel acronimo che ci hanno attribuito, mi piace. Piace? Vi piace? Sì, Ormai è venuta sul momento, però mi piace, ormai siete la coppia che scoppia. esatto. Perfetto, 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 ma va benissimo. Senti ragazzi, ma giusto per ricordare un po' a chi ci segue, chi magari non ha avuto modo di seguire il primo torneo, come sono state un po' le vostre impressioni della prima edizione? Eravate, se non sbaglio, proprio la prima esperienza da caster tutti e due, oppure forse Carlo aveva fatto qualcosa? Ricordatemi. No, Edo. allora, per quanto mi riguarda, sì, per la mia esperienza, sì, è stata la prima a livello di casting. È stata una bellissima esperienza e insomma sono anche molto felice di questa cosa. Sono ancora più felice del fatto che ci sarà appunto la seconda edizione in cui siamo appunto invitati a castare appunto la finale che si terrà il 13 maggio. Il 13 maggio, esatto, un venerdì, dimmi, Edo, hai alzato la mano? Devi andare al No, bagno? no, 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 vai, 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 ci sono, no, ci sono, ci sono, ci sono, ci Ah, ok, sono. no, Perfetto. dicevo, No. tu sei scaramantico per caso? Perché dovrai castare Io? di venerdì 13, no, giovedì 13, Io. venerdì 14, sei stato fortunato. Vabbè, comunque no, al massimo una grattatina nei posti giusti e si va lo stesso anche se è venerdì 17, Ma in sì, ma sì. Ma tranquillità. sì, ma poi tutti e due da Milano, giusto? Siete ancora lì? Siete Sì, ancora esatto. in Padania? Sì, siamo ancora qui, siamo ancora qui. Partiamo settimana prossima. Va bene, quindi Roma è qui pronta ad accogliervi come sempre con le sue braccia tentacolari. Pronta a farvi arrivare in ritardo a qualsiasi appuntamento, sappiatelo. Ottimo, ottimo. L'importante è anche la carbonara che ci aspetta, ecco. Quella non deve mai Quella mancare. Quella ho sì. fatto in modo di farvela trovare. So che è stato un elemento, insomma, che vi ha fatto decidere, che vi ha fatto prendere una decisione, insomma, non potevate mancare alla seconda edizione con o senza Sì, carbonara. è stata una delle scelte molto, cioè, che ha influito molto. La carbonara abbiamo detto, per forza dobbiamo andare. Sì, dobbiamo tornare. Carbonara e amatriciana anche aggiungerei, un po' Sì, le due chicche. va bene, quindi È vero, è vero, è vero. organizzeremo una spaghettata subito prima della live o anche durante, giusto per distrarre i nostri player mentre voi state lì a castarli. Va Senti, ma benissimo. sentite, ma a proposito di questo, visto che avete seguito sia la prima edizione come caster, ma poi anche Carlo Sapphire, in quanto Fortnite manager di MCS Italia, ha sostenuto, insomma, ha contribuito come gli altri all'organizzazione sia della prima, ma anche della seconda edizione. Quindi partiamo da quello che è stato proprio il primo torneo. Come l'avevate visto a livello di player, di gameplay, di qualità di gioco? Allora, le qualità di gioco sicuramente a livello molto alto,
sono anche moltissimi giocatori molto molto bravi che appunto non facevano parte di un team, di nessuna org, quindi diciamo che sono state anche delle, come si dice, delle nuove figure, ecco, nella community di Fortnite d'Italia. E di questo sono anche molto contento, sono molto contenti perché appunto è sempre bello insomma vedere nuove figure tenuto come giocatori. E quindi sì, in realtà anche in questa edizione, per quel poco che ho visto, ci saranno anche altre figure molto molto promettenti, molto 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 forti, che appunto andremo a vedere nella finale. Sì, poi andremo a sbirciare un po' qualche nome, anche qualche numero di quelle che sono state le qualificazioni della seconda edizione. Edo, però stavo pensando, stavo riflettendo su quello che proprio avete visto nella prima edizione, cioè ricordando che Atleta League è un torneo amatoriale, quindi i giocatori che lo animano insomma sono giocatori amatoriali, quindi invece giocatori che non sono conosciuti a livello italiano, ma esatto, non sono far conoscere, hanno molto per farsi conoscere, cioè nel senso è un ottimo sbarco per far di questo gioco un probabile lavoro. Perché alla fine esatto, è questo. Esatto, questo è sicuramente quello che Atleta League rappresenta, no? Anche un po' un trampolino di lancio, volendo. Un lancio sì, magari sì, con il botto, però un trampolino di lancio. Beh, però è sempre un ottimo lancio, cioè già che ci sono team come Matches, piuttosto che anche voi, il vostro giornale, tutto, cioè nel senso... ti puoi far vedere, cioè puoi farti notare molto a livello come si può dire influencer e tutto, cioè nel senso è importante secondo me, anche perché se non erro la prima edizione è stato uno dei tornei, anzi il torneo più con più partecipanti in Italia, giusto? A livello amatoriale. Allora, il primo torneo ha registrato una cosa come 14.000 partecipanti in tutti i vari giochi, perché poi ricordiamo che Atleta League non è solo Fortnite, nella seconda edizione ci saranno ancora una volta FIFA, Ultimate Team, Pro Club, ci sarà Warzone, ci sarà Brawl Stars, ci sarà anche la novità di Rocket League, non so se avete visto, e su quello siamo molto curiosi perché siamo molto curiosi di vederle, le partite devono essere veramente molto divertenti. Anche lì un livello niente male, niente male. Ma torniamo a Fortnite, che poi è il nostro riferimento per questa sera. E parlando sempre appunto di pro player e giocatori invece amatoriali, e Carlo, secondo te invece proprio il livello, cioè hai visto qualcuno che potrebbe essere già pronto in qualche modo a fare un saltino? Intendi riguardo la prima edizione? Riguardo la prima edizione, ma anche quello che è avvenuto nelle qualificazioni, durante le qualificazioni, quello che hai potuto aver modo di vedere stando in cabina di regia tu stesso. Allora, riguardo la prima edizione, sicuramente sì, abbiamo visto delle ottime giocate nella finale senza ombra di dubbio. Riguardo le qualificazioni, scusate, anche lì, sì, ovviamente ottimi giocatori, sono passati appunto le top 25 di ogni lobby, alla finale ci sarà appunto la lobby da 100, e sì, ci sono dei giocatori ottimi, assolutamente. Quante lobby abbiamo fatto? Abbiamo fatto 4 lobby in totale. Esatto, quindi sì. 4 lobby, ognuna delle quali aveva più o meno quanti giocatori, sempre per ricordarlo, io teoricamente lo saprei, ora non me lo ricordo perché dovrei andarlo a vedere, però visto che ho te qui lo chiedo a te direttamente. Dai 50 ai 100. Perfetto, quindi poi da ogni lobby sono usciti diciamo i 25, i top 25 che poi hanno formato quella che sarà sempre il 14, venerdì 14, la finale di Fortnite. No, non è sempre... Ti correggo, il 13.
Il 13. 13. Sempre giovedì 13, esatto. Ormai, scusatemi, ormai siamo arrivati a questo punto. Ecco, esatto, nel primo torneo erano 3600 iscritti. 3600. Alla faccia, cioè nel senso... Alla faccia, esatto. Un bel gruppetto. Esatto, esatto. Ecco, intanto io mi sto gustando qualche immagine, anche i nostri, anche chi ci sta seguendo in questo momento. Chissà se tra gli ospiti della chat ci starà qualche giocatore che magari non ha avuto la fortuna, come la chiamiamo? La fortuna, la bravura, la prontezza, l'estro di essere tra i top 100 dell'Atleta League, seconda edizione. Beh, sì. C'è da dire anche magari la fortuna, perché è un gioco dove ultimamente ci va molta fortuna nel trovare le armi giuste e soprattutto nel scegliere il land veramente giusto dove non ci scende gente. Però sì, si può dire anche la prontezza, la bravura, perché alla fine sono player molto bravi, eh. Cioè, io ho visto prima Sanso che ha fatto una bellissima vittoria reale, adesso stiamo guardando Boombar che non c'è. Anche lui mi sembra molto pulito negli edit e è un ottimo player anche lui. Sì, confermo. Anche in fase di rotation sto vedendo che comunque rota molto bene, ecco. E non ho ancora visto che missa un colpo, cioè non ho ancora missato un colpo, a dire la verità. Queste poi devono essere proprio le battute finali. Abbiamo visto degli ultimi 5 minuti di quasi tutti i game veramente molto, molto combattuti. C'erano momenti finali veramente al cardiopalma, chissà come saranno gli ultimi 5 minuti delle finali. Sareste già in grado di immaginare, di pronosticare magari qualche nome? Questa domanda difficilissima, vi sto mettendo in difficoltà. Allora, la prossima volta che nome è difficile, perché alla fine, come ha detto appunto da Edo, è un gioco molto random, nel senso che devi trovare le armi, devi trovare il giusto land, quindi non si può appunto fare un pronostico dei vincitori, quello è difficile. Sicuramente ci sono ottimi nomi che appunto sono qualificati per la finale, che appunto andremo a vedere, e quindi appunto a pronosticare non lo so, perché è difficile appunto. Più che altro anche impossibile, perché veramente... Però vedere queste immagini qua, anche se per ora abbiamo visto due player, tra l'altro Boombar è appena morto da Kiko, secondo me vedremo degli endgame leggermente più avanzati rispetto alla scorsa edizione, ovvero con più player verso la fine, e vedremo dei bei movement, secondo me, sì. Se posso dire un particolare riguardo a una lobby, mi sembra che era la C, in una partita, anzi in tutta la lobby in realtà, non solo una partita, ci sono state molte partite stacked, nel senso con molti giocatori all'endgame, parte finale del gioco. E questa cosa spero di vederla anche appunto nella finale, perché insomma è molto bello da vedere appunto molti giocatori che si sfidano la parte finale della partita, che tutti ruotano, insomma è molto molto bello. Vero. C'è Ale Frank nel frattempo in chat che si lamenta tra virgolette degli orari delle partite, lamentando il fatto che magari se non si gioca la sera chi lavora non può giocare. Ti assicuro, Ale, che non so su Fortnite, Carlo può confermare oppure no, ma so di lobby, ad esempio di Warzone, che sono andate avanti fino a 2-3 di notte, insomma, quindi abbiamo fatto di tutto per farvi giocare sempre e comunque. Gli admin dell'Atleta League si sono veramente sfiatati questa volta, Sapphire. Sì, sicuramente, ma poi a parte che comunque se verrà richiesto nelle prossime edizioni ci saranno, ovviamente ci adegueremo appunto agli orari che insomma in cui c'è più utenza, ecco. Perfetto, perfetto, va bene. Ale sarà sicuramente rinfrancato di questo. Cercheremo di mettere Fortnite in orari più serali, magari faremo come a scuola il turno di mattina e il turno di sera.
E... Beh, è un'idea, eh? È un'idea. C'è, c'è il serale per, beh, per, ci il, sta, ci sta, per i lavoratori, c'è. Giustamente. Siamo pronti a tutto. Invece volevo farvi notare una, un particolare che sicuramente Carlo da buon osservatore non si sarà fatto sfuggire, ma che in, nella Season 2 di Atleta League si sono rivisti alcuni, alcuni nomi che avevano insomma animato anche il primo torneo, quindi ci sono state delle conferme. Sarete pronti a vederli di nuovo? Sicuramente sarà una bella finale molto movimentata, molto adrenalinica. E di questa cosa non vedo l'ora, insomma, perché appunto mi piace castare questi, questi momenti molto, molto agitati, ecco, è molto molto divertente. Poi quindi si è formato... sì, saranno appunto... Dimmi, dimmi. Si è formato un po' una... un, diciamo... una competizione all'interno degli stessi giocatori di Atleta League, perché evidentemente se tornano poi a, a voler riprovarci, a risfidare tutta, tutta l'arena, è un bel risultato, almeno insomma a noi questo ci fa contenti. Edo, sì, si spingono ora, a fare. Ora vado anche a cercarli quei nomi, perché non vi voglio mettere in imbarazzo. Adesso ve li indico con precisione, perché dovete tenerli sott'occhio, ovviamente. Questo è un compito. Vabbè, ma ci sta anche, eh. Cioè, anche io l'avrei fatto. Mi spingerei sempre a far sempre di più, sempre meglio. Magari la prima edizione, sì, sono arrivato in finale, ma magari ho fatto degli errori, li ho capiti, e nell'edizione 2 riprovo, ritento a riandare in finale per ovviamente non incappare ancora negli errori e andare magari a vincere. Quindi secondo me hanno fatto più che bene ritentare e ritornare a fare la seconda edizione, anzi vuol dire che ci credono realmente. C'è Fax infatti in chat che ci dice che c'era anche lui nello scorso torneo e c'era pure Storm Surge. Può essere? La Storm Surge, sì, 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 sì. È la tempesta quando ci sono tanti player in endgame. Bene, il gioco ho fatto la mia prima, la mia prima figura da ignorante, perfetto. No, beh, non è figura da ignorante, alla fine sono meccanismi di gioco, sì. Sono meccanismi anche di gioco che se non ci giochi a livello magari anche competitivo non sai, se giochi solamente, che ne so, le pubbliche una volta ogni tanto la Storm Surge non la vedi neanche, cioè non sai neanche cosa sia. Allora fammi lo spiegone, Edo, fai conto che c'hai sotto la musichetta di Super Quark, no? Mi devi spiegare okay, con tono piatto, chiaramente, come se avessi 7 anni. Ok. Vai. No vabbè, ma semplicemente la Storm Surge è quando ci sono tanti player in endgame, adesso non mi ricordo se è sopra i 50, il gioco per far sì che si vanno a fightare le persone, perché di solito nei tornei competitivi la gente cosa fa? Si boxa per arrivare a far posizionamenti, placement, e il gioco per far sì che si vanno a fightare le persone mette questa Storm Surge che è una tempesta, ovvero cadono dei fulmini dal cielo, ok, la meccanica di gioco fa cadere fulmini dal cielo e va a ittare le persone che durante l'arco della partita non sono mai andate al fight oppure non hanno inflitto danni agli avversari. Ti faccio un esempio, se io ti infliggo 100 di danno a te, ok, e te non mi infliggi nulla, parte lo Storm Surge, io sono 100 danni sopra te. Ok? Quindi okay. Tu devi per forza andare al fight o a ingaggiare altri nemici per far sì che lo Storm Surge non ti va a dittare, perché perdi molta vita, perdi se non erro dai 50 ai 75 di vita. Quindi ha un bel danno bello, bello elevato. Ok, quindi è quello un po' che diceva Carlo prima, quindi quando a fine game ci sono parecchi giocatori rimasti. Sì. Iniziano a vedere le belle. Sì, se ne vedono delle molto, cioè molto belle, sì sì sì. Perché ripeto, devi far di tutto per andare a hittare i player, quindi vedi spray, cioè nel senso vedi molti fight, gente che joina nei box. È divertente, secondo me hanno fatto bene a metterlo, perché sennò diventava un gioco statico fino proprio all'ultima safe. Cioè morivano troppe persone magari di safe.
Diciamo che a un certo punto dell'endgame, della parte finale della partita, appunto parte questa diciamo, modalità, questa Storm Surge, in cui aumenta il fatto che sia adrenalinico appunto l'endgame. Cioè già è adrenalinico di suo l'endgame, perché appunto è l'endgame. Poi figurati anche appunto con la Storm Surge, quindi immagina una cosa bellissima. È vero. Una cosa... Carlo, spiegaci, aiutaci a capire, sì. Aiutiamo a capire anche a me, in primis, per esempio, che ho dato appena prova di avere profonde lacune. E le qualificazioni di Fortnite erano a classifica, giusto? Si accumulavano punti, i primi 25 con più punti sono passati alla fase successiva. Esatto. Ma questi punti come si... accumulano, e le finali avranno la stessa modalità? Allora, molto semplice, la modalità appunto è stata arena singolo, e c'è appunto la top 15 che prendeva 3 punti, quindi la top 15 di ogni lobby, cioè di ogni partita, di la lobby, top 15 3 punti, top 5 5 punti, e la vittoria reale ti dava 7 punti, e ogni kill valeva un punto. Ah, ok, quindi molto, molto semplice, più arrivi in là, più punti fai, più kill fai e esatto, accumuli esatto. La punti. Finale sarà uguale. Erano questi, stesso... erano queste due gli elementi, ok, perfetto. E la finale sarà lo stesso? Sì, sarà lo stesso. Best of? Diciamo che, se posso aggiungere una cosa, abbiamo un punto fatto così perché almeno la gente tendeva più ad andare verso l'endgame... E appunto si vedono belle partite, ecco. Perché appunto le top stavano più verso l'endgame, e quindi c'erano anche più persone in endgame, ecco. Ok, questo è un bene sicuramente per l'intrattenimento, ma per il giocatore, Edo, secondo te è un... come si dice? Un bonus? È un vantaggio? È qualcosa che porta a giocare di più oppure no? Secondo me è un gioco, cioè è un gioco, è un modo per far sì che i player si impegnino di più, perché giustamente arrivare più vai avanti, più fai punti, quindi è normale che magari la gente arrivi sull'endgame. Infatti secondo me, come ho già detto prima, ci saranno degli endgame un pochetto più tryhardini, secondo me, a sto giro, sì. Inizieranno tutti a pushare, come sottolinea Fax. Secondo me... Secondo me, vabbè, lo start è normale, se hai il land contestato è normale che provi ad andare al push e farti i nemici all'inizio. Però avremo, secondo me, un mid game molto tranquillo, magari con pochi fight, e avremo un end game invece pieno di fight. Secondo me ci saranno molte persone in end game che andranno al push. Cioè se la giocheranno molto più per l'end game, secondo me. Per il placement. Va bene. Ed Otama, come al solito, si espone ai pronostici. Non teme di essere smentito. Carlo, no, Carlo su questo è più così. È più cauto. Amo il rischio. Va bene. Speriamo che valga lo stesso anche per i nostri giocatori. Sentite un po', ma invece, sempre da esperti, cultori della materia. E rispetto alla Season 1 di Atleta League, che vi ricordo che si era svolta tra febbraio e marzo, all'interno del gioco quali sono state le novità, se ci sono state? Allora, se non erro, è cambiata la mappa, giusto? No, era già cambiata. Era cambiata da poche settimane. Quindi, bene o male, le meccaniche di gioco, vabbè, hanno messo il tattico, che è un fucile a pompa che c'era già nelle scorse season, però l'avevano rimosso, se non erro, per 2 season, giusto Carlo? Sì. Hanno rimesso il tattico e vabbè, adesso c'è la settimana di fuoco, ok? Che, ovvero, in giro per la mappa si possono trovare anche le pistole che possono spottare i nemici, che sono tipo dei flare, tu lanci in aria e ti spotta nel raggio i nemici, ti fa proprio il segnalino di dove sono. E poi c'è la possibilità di trovare molti di più archi infuocati in giro per la mappa. Quindi sì, ne vedremo delle belle, sì, secondo me. Ma quindi questa cosa ci sarà anche appunto nella finale?
Questa cosa sì, perché è una settimana che, se non erro, dovrebbe partire da domani o dopodomani addirittura, questo weekend. Perché è uscito oggi il trailer su Fortnite, quindi presumo che, senza alcun ombra di dubbio, quando ci sarà questa finale, ci sarà la settimana di fuoco dove si potrà trovare appunto con più probabilità le armi infuocate. Ah beh, questo sposta cose però allora, o no? Questo sì, perché più che altro con le armi infuocate, se costruisci in legno, prendi un sacco di danno, perché all'inizio ti toglie uno per tipo i primi 2 secondi, poi più tu stai sul fuoco più toglie più fa danno, quindi poi ti toglie 15 a botta, quindi costruire in legno diciamo che non sarebbe una scelta opportuna. Ecco, adesso vedi, un consiglio già, che già... do ai player. Beh, non mi sembra un consiglio da poco, insomma, è già un bel aiuto. Vabbè, sì, quello ovvio. Sì, sicuramente è un bel consiglio. Però non mi ricordo se adesso anche nella prima edizione c'era già questa cosa del fuoco sulle strutture di legno. Mi sembra di sì, però, C'era. C'era, infatti, la mi ricordo bene. Sì. Però, cioè, ripeto... Cambia la modalità, appunto, in cui prende fuoco. Sì, perché prima ti toglieva uno per... Cioè, fisso, ti toglieva continuamente uno di danno. Adesso invece toglie 15, se non erro, più tu ci stai sopra. Quindi bisogna stare molto, molto attenti. Dalla regia e mi scuotono la testa. Questo qualcuno potrebbe smentirvi, eh? Adesso andiamo a controllare. Attenzione. Sulla settimana di fuoco? C'è qualcuno che si permette di smentirvi. No, io non stavo smentendo, semplicemente non mi ricordo questa cosa. Probabilmente no, forse sì. Dell'arco? Del fuoco proprio, degli edifici di fuoco. No, c'era, se c'era già la season c'era già l'arco in fuoco, quindi penso di sì. Ovviamente io mi fido più di te che di me, quindi era solo una sensazione. In teoria noi confermiamo, ciò che ci dicono i caster, poi... Vabbè, allora io non mi ricordo se fosse nella nuova season o nella vecchia, dir la verità. Però posso dire che adesso l'arco toglie 15 a botta dopo 2 secondi che ci stai sopra. Su quello posso garantire. Va bene, allora aspettiamo smentito conferme in chat, in cui intanto comunque ci confermano che si stanno trovando archi infuocati come se fossero rosette, baguette, non so, sì, trovano archi leggendari. Ma già in arena non si può più costruire in legno. Dice stretch. No, sì, no, si può. Hai 500, hai 500 di ogni materiale, sì. No, magari dice, ma già in arena non si può più costruire in legno perché tutti usano quegli archi, quindi è una cosa improponibile. Ah, ok, penso, non conviene semplicemente. Sì. Poi hanno messo anche il fanteria, un'arma che è tornata dal magazzino. Non so se ve lo ricordate, è quello che spara un colpo. Che quelli da MK, diciamo che laserano tantissimo con quell'arma. Se la trovi leggendaria, ti prendi di quelle laserate che te le ricordi per tutto il game. E quindi un'altra arma da tenere d'occhio. Sì, il fanteria secondo me per le persone che giocheranno da MK sarà molto utile. Soprattutto se sei nei ground. Se sei nei ground il fanteria è OP, troppo forte. Ma invece quanto riguarda la mappa, abbiamo detto che è la stessa mappa del precedente torneo, ma nel frattempo come si è evoluto il gioco intorno a quella mappa? Quali sono le zone, quali sono le zone che preferite voi? Non iniziamo a dire quali sono le zone migliori, perché sennò poi i player dicono no, me l'ha detto Edotama che quella era meglio. Non voglio dire una cavolata, però lo scorso torneo non era ancora avviata questa season, quindi gli archi non c'erano ancora, se non vado errato. Fermo, grazie. Gli archi non c'erano, però c'era un altro modo per prendere fuoco le strutture. C'erano le lucciole, esatto. C'erano le lucciole. Allora, non ho capito la domanda, cioè non me la son persa. No, qual è secondo te... Da giocatore proprio il punto della mappa, diciamo, che preferisci? Allora io ti dirò,
Ho fatto ieri il Dream Hack, ok? E landavo sempre vicino scogliere, ovvero a nord della mappa, perché ci sono molte zone di pesca. In endgame ci stanno anche questi pesci puzzolenti, che a differenza dell'arco, ok? L'arco, se tu lo lanci su una struttura, copre, diciamo, tre quarti della struttura, ok? Quindi se te ti metti in un angolino non ti prende l'onda puzzolente, che ti toglie 5 a botta. Invece con i pesci, io facevo quella tattica, andavo a pescare questi pesci puzzolenti che, oltre che se li mangi ti danno vita, però se li lanci su una struttura te la copre i 4 quarti, quindi te la copre tutta, quindi anche se ti metti in un angolino ti va a dittare. Quindi secondo me anche la tattica dei pesci puzzolenti, se li vai a pescare, è molto utile. Io adotterei quella tecnica, infatti ieri ho fatto il Dream Hack, ho usato quella tecnica e ti posso dire che è andato discretamente bene. Per 100 punti non mi sono qualificato, e 100 punti non sono tanti al Dream Hack, cioè li fai in una partita. Va bene, quindi abbiamo i possibili suggerimenti di Edotama. Sapphire, non so se posso chiederli a te o sono coperti dal segreto professionale. No, nessun segreto. Se fosse la mia, io preferisco Pantano invece, perché appunto... E Stretch sembra d'accordo con te, Pantano è Molly per Stretch. Cosa ha detto Stretch? Che lui predilige Pantano e Molly. Ah, Pantano dove fullare facilmente, esatto. Sì, a me piace molto appunto questo motivo qua. No, è vero, ma poi non so se avete visto le FNCS di qualche giorno fa. Nelle semifinali, quindi per qualificarsi alle finali, c'è stato un team di tre persone che sono scesi giù dietro Pantano e in 6 game si sono riusciti a qualificare facendo 0 kill e facendo la tattica di pesci. Cioè loro stavano fuori safe, mangiavano i pesci e sono riusciti anche a vincere qualche game. E sono qualificati nell'FNCS, quindi uno dei tornei più importanti di Fortnite. Quindi vicino Pantano ci sono molte tattiche che sono molto buone. Sì. Quindi praticamente io avrei rosicato tantissimo a veder vincere. Infatti molte persone hanno twittato contro questa tattica, perché giustamente loro stavano fuori, c'erano quelli che erano in safe, avevano fightato con tutti, erano riusciti a sopravvivere, morivano dalla safe e si veniva questo qua a mangiare i pesci che viveva. Cioè è un po' come fare melina tantissimo. Praticamente esatto. Sì, in poche parole è come far melina, però se il gioco lo consente, insomma, sicuramente se la sono studiata bene quella tattica, perché sapevano esatto. Precisamente i posti di dove pescare, come mettersi e tutto. Però anche a me ha dato molto fastidio, cioè qualificarsi così con 0 kill in 6 game vuol dire che, cioè, tutti lo possono fare alla fine. Esatto, non criticate i giocatori, criticate il gioco. Se posso intervenire... Sì, è una meccanica che secondo me gioco dovrebbe magari patchare o diminuire la percentuale di trovare determinati pesci. Se posso intervenire un attimo, non mi ricordo chi era che diceva che è responsabilità dei developer proteggere i giocatori da se stessi. Non ho sentito. No, diceva Mattia che tutto vede e tutto tocca dalla regia, che è responsabilità dei developer, dei giocatori, proteggere dei giochi, proteggere i giocatori da se stessi, ovvero Vabbè. Dal loro modo di usare il gioco. Quello è vero, c'è magari chi gioca più safe, c'è chi gioca più tryharder, più pushando, magari chi va a griffare, cioè ci sono molti molti stili di gioco, ci sta. E Sapphire, invece il tuo stile di gioco, oppure proprio lo stile di gioco che non vorresti vedere in una finale di Atleta League o di un torneo? Edo ci ha detto Allora, il mio stile di gioco è magari farmare, fullarmi e giocarmela con calma, muovendomi a bordo safe e appunto ruotando, non cercando i fight e puntare più l'endgame. Invece riguardo la seconda domanda, del fatto che quale, insomma, stile di gioco non vorrei vedere alla finale, è magari quello appunto di non pushare troppo e di vedere più l'endgame, anche perché non a parte per intrattenimento, ma vabbè,
io dico parlo di player, a meno prendi anche le top dell'endgame, perché se vai su di kill non fai una top alla fine, perché ti dà solo un punto ogni kill, invece le top se le fai ti danno molto più punti, insomma, e poi aggiungi insieme alle kill fai un bel posizionamento, ecco. Quindi è quello che dicevamo un po' all'inizio, c'è anche quella componente un po' di fortuna in queste tattiche, no? Puoi far melina, sì, ma poi se ti tolgono palla e segnano, sempre per ritornare alle metafore calcistiche, è a tuo rischio. È a tuo rischio, esatto, no? Non solo hai fatto, sì, non hai fatto non hai dato spettacolo, che può essere una questione relativa, ma poi la tattica non ha portato i suoi frutti. Ma poi anche per vedere un giocatore, no? Non bisogna vedere soltanto i fight, bisogna vedere anche come pensa durante il gioco, come si muove. Insomma, non basta solo vedere come appunto fighta, come spara, come eita. Bisogna vedere anche appunto come cerca di giocare in alcune situazioni della partita. E che appunto in queste qualificazioni hai visto tattiche di questo genere, oppure gioco abbastanza, come possiamo dire, normale è una parola brutta, regolare? Allora, come ho detto prima, mi sembra nell'lobby C ho visto appunto the game stacked, quindi con tante persone in endgame, quindi molto simile appunto allo stile di gioco che consiglio io, appunto quello di stare sia a bordo safe, andare verso l'endgame e prendersi appunto le top dell'endgame. In altre lobby invece ho visto magari più push, ma comunque la media è sempre stata quella di appunto aspettare l'endgame, perché appunto dà molti più punti, ecco. Sì, e poi diverso, ragazzi, secondo me, ragazzi, in chat ti guarda, Come Edo, scusa? Questa cosa. No, e questa cosa secondo me, oltre che ad essere un consiglio di Carlo, è una cosa anche per noi che guardiamo, ci divertiamo di più a vedere i fight sull'endgame, perché lì si giocano veramente i punti, appunto. Quindi anche per chi guarda, una cosa bella da vedere. No, chiaro, questo è un appello che lanciamo a tutti i finalisti di Fortnite, di Atleta League Season 2. Fateci divertire soprattutto Edotame e Sapphire, perché poi quando sono da questa parte del tavolo si fomentano a bestia. Ci fomentiamo tantissimo, veramente tanto. Quindi fatele adesso fateli ci vedo divertire. Tranquilli. Carlo è andato giù, ci ha abbandonato per un attimo, adesso torna, eccolo. No, ci sono, ci sono. È tornato, is back. Sì, Mike, fai tutte le domande che vuoi, ovviamente, dalla chat, ragazzi, fate tutte le domande che volete, tartassate questi due anche di domande scomode riguardo le loro strategie, cercate di fargli scucire tutti i segreti possibili, anche se Stretch sembra molto sulla tua lunghezza d'onda. Sapphire, anche lui adotta il tuo stile di gioco, come anche Ludovico D'Angelo. Diciamo che sì, è uno stile di gioco molto, molto utilizzato appunto nella community, anche perché secondo me è il migliore alla fine. Magari puoi pushare, secondo me c'è però un motivo per cui puoi pushare nella partita, ora che comunque ci penso. Tosic Bob è veramente forte, Cioè, è molto bravo, 6 sì. Kill se ne è fatte 4 in endgame, molto bravo. Qua stiamo vedendo, Carlo, quale lobby, aiutami. Se te lo ricordi. Oddio, adesso metti davvero in difficoltà. Adesso una lobby B, mi dice il notaio, dovrebbe essere la lobby B. E qui interrompo io, perché abbiamo visto Tosic Bob che ha realizzato il record di punti all'interno della lobby B, ma il record di punti in generale su tutte le lobby. Tosic Bob ha realizzato 67 punti, che sono 30 punti in più del secondo classificato nella lobby B. E il secondo classificato nella lobby B... è da tenere d'occhio. Ma attenzione, perché il secondo classificato della lobby B è un tal Cyborg57. Vi dice niente questo nome? È Cyborg57. L'avevamo aspettato anche nella scorsa edizione. Edizione, esatto. Esattamente, è uno di quei nomi che vi ho detto che sarebbero tornati. Però visto che occhio Edotama, che aveva subito sgamato il giocatore, com'era il nome? Scusatemi, aiutatemi. Tosic Bob. Tosic Bob.
È da tenere d'occhio perché no, veramente, cioè a parte gli edit e... ma è stato anche brinato nella rotation, ma ha fatto 4 kill in endgame veramente molto molto belle, eh. Quindi secondo me sarà uno dei favoriti, sì. Segnato, segnato nel taccuino di Edotama, e messo nel mirino. Nel frattempo... Sì, 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 messo nel mirino, sì. Nel frattempo Mike Nosso vi chiedeva... se avete mai preso in considerazione la tattica dei polipi per entrare nel box? La dei polipi? Beh, vuoi rispondere prima tu, Carlo? No, rispondi prima. Allora, io ti dirò, la usavo in pubblica perché è molto OP come tattica. Adesso, se non erro, l'hanno nerfata, quindi non fa più i danni di prima. Prima attaccavi 3 polipi alla struttura, ne facevi saltare uno. Uno ti tirava giù la struttura e gli altri due andavano a editare il player. E facevi tanto danno, se non lo uccidevi addirittura. Personalmente, ripeto, consiglio la tattica dei pesci puzzolenti. Quella dei polipetti un pochetto di meno, anche perché i polipi ne trovi veramente pochi. Invece pesci puzzolenti ne puoi trovare addirittura anche 2 stack volendo in una partita. Pesci puzzolenti assecchiate, come se piovesse. Anche sì. Per me, stesso discorso di Edotama. Io, per quanto mi riguarda, l'ho usato davvero poche il polipetto, pochissime volte. Però per quel poco di volte che l'ho usato, anche lì in pubblica, anch'io. Invece sì. Sempre un'altra domanda per Edo, ma insomma io la giro facilmente anche a Carlo. Se in cap pushavi o preferivi camperare? In tornei? In cap questa qua di atleta? Beh, penso che Franci si riferisca a questo o in generale, insomma... credo che la domanda sia in un contesto competitivo in cui vuoi vincere e basta. Ok, allora in un contesto competitivo io parlo di questa dell'atleta, perché è leggermente diverso dai tornei di Fortnite, perché nei tornei di Fortnite hai 10 partite e magari puoi rischiare di buttare via qualche game. Ti faccio un esempio: su 10 partite fatte in 3 ore te ne avanzerebbero anche 3, ok, di partite, perché non riesci a farle tutte. Quindi quelle 3 partite è normale, è scontato che di solito i primi game, quando hai 0 punti, ti butti giù dal bus e vai in una città affollata perché trovi persone che hanno 0 punti, appunto, e puoi fare una barcata di punti agli inizi. Quindi è un discorso a parte. Nei tornei di atleta io la giocherei molto per l'endgame. Sceglierei magari un land che può essere anche contestato, ma magari un land anche grosso, che può essere uno scogliere, un corso commercio, dove bene o male è diviso anche in 2 parti. Corso commercio è diviso a parte di negozi e parte delle case. E se vedo che è contestato e vedo che magari alla prima partita mi pushano e posso essere anche killato, la volta dopo scendo di nuovo al corso commercio, però poi me ne vado via magari con le zipline o con altri movement. Quindi me la giocherei per l'endgame, un torneo come quello di atleta. Perfetto, quindi una tattica un po' più conservativa. Un pochetto più safe, sì, perché anche perché prendi... Io gioco da pad, quindi prenderei le kill sull'endgame, girando magari box, sprayando. Perlomeno questa qua è un punto di vista personale. Magari chi è da MK si sente più confident andare al push, soprattutto allo start. Senti, ma invece parliamo un po' di Fortnite come anche fenomeno culturale, chiamiamolo così. E infatti dalla chat un nome che ho difficoltà a leggere e a pronunciare, DB Legends Backgo. Mi ricorda un po' Dragon Ball Legends, okay. Però era un gioco che ci giocavamo noi quando eravamo piccoli, almeno io, sono dell'annata 90. Ho sbloccato un ricordo sicuramente. E però vi chiede cosa ne pensate della collaborazione di Fortnite con Trippie Redd. Anzi, il contrario, la collaborazione di Trippie Redd per Fortnite con Fortnite. Lui è un rapper, non so se rapper possiamo definirlo trapper, no, qua lo definisce rapper, che okay. Credo che abbia prodotto una canzone per la lobby. Lo sapevate?
O è una notizia che ti dà Dragon Ball Legend? Non lo sapevo questo. È anche nuova, perché... è nuova. Attenzione, sì, abbiamo dato uno scoop a Edotame e Sapphire. Sì. No, BB Legend, Back Go, che... rivelati, hai delle news bomba, dici Edo. Hai delle news bomba. No, più che altro hanno fatto una collab, però non è una collab chissà quanto grande, cioè se... Ti faccio un esempio, non a livello magari di Marshmello, di Travis Scott, che hanno fatto proprio un evento, oppure hanno fatto uscire la skin. Tra l'altro skin che sta usando Cuffy in questo preciso istante nel fight. Esatto, che oltretutto dovrebbe essere questa invece la lobby C. Vado a memoria, ma potrei sbagliare. Tanto okay. Ho Sapphire sì, che mi conferma. Sì. Bene, lobby C di Cuffy, che è lo secondo appunto. Diciamo che la logica mi ha aiutato. Sì. Esatto, beh, no, perché hai detto, perché parli di una collaborazione piccola, tra virgolette? Perché di solito le collaborazioni, quando fanno collaborazioni, in questo caso ha detto che hanno fatto solamente una musichetta per la pre-lobby, giusto? Sì. Di solito quando fanno qualche collaborazione, ti faccio un esempio, con Neymar hanno fatto uscire pure la skin, con Travis Scott hanno fatto uscire pure la skin senza farci un evento dove vedi che cantano, che... con Marshmello hanno fatto uscire la skin, cioè nel senso qualsiasi collaborazione che fanno di solito fanno uscire anche magari una skin oppure un balletto dedicato, come che ne so, le collaborazioni con TikTok hanno fatto uscire i balletti dedicati a TikTok, per farti capire. In questo caso se è solamente una canzone per la lobby, cioè nel senso è una collaborazione abbastanza piccolina. Va bene, però conferma diciamo questo... E questo aspetto di Fortnite, ah, okay. del gioco proprio. Beh, sì, quello sì, quello sì. No, esatto, quello no, di beh, essere di gioco... in qualche modo parte di una cultura o di volerla costruire. Beh, volendo sì, cioè nel senso secondo me è più volerla costruire. E questo secondo voi porta risultati? Cioè evidentemente sì, perché Fortnite ha il successo che ha. Ma secondo voi invece dall'altra parte, cioè dalla parte di Neymar, per esempio, ok, cosa vuol dire essere dentro Fortnite? Cioè, non vi chiedo di essere nella mente, allora, di Neymar, che credo che sia complessa come operazione. Da quel però... che so... Da quel che so, Neymar è molto fan di Fortnite, quindi il fatto di essere dentro un gioco che giochi spesso e che comunque ti piace è una cosa molto bella, cioè io aspetto ancora Fortnite che mi chiama per appunto una skin di me, perché insomma mi piacerebbe, ecco, averla anche una skin di me, però diciamo che le cose, non so il fatto perché l'ha fatto la collaborazione, non lo so, però diciamo che è una bella cosa, ecco, collegare anche il mondo del calcio con una figura come Neymar, insomma Fortnite. Beh sì, quello è vero, ma poi va bene che è Neymar, ma magari che ne so, i ragazzini piccolini che magari non seguono il calcio, che si vanno anche ad interessare, magari a seguirlo anche su Instagram, cioè nel senso porta pubblicità alla fine, anche oh, ecco, con l'Auchan. Qua io volevo arrivare, cioè queste collaborazioni, quanto sono pubblicità e invece quanto sono parte di una cultura pop, alla fine cultura popolare che sta cambiando, che si sta evolvendo, che sta inserendo anche questi elementi, secondo voi? Allora, secondo me molte persone lo fanno soprattutto per marketing, per business, alla fine, perché faccio un esempio, cosa può fregare magari a un Travis Scott di avere la sua skin, cioè nel senso non ce la vedo come cosa. Invece secondo me lo fanno molto per marketing, per farsi conoscere, per portare diciamo magari i ragazzini che dicono cavoli, ha fatto un evento così grande all'interno del gioco che preferisco, del mio gioco preferito, è uscita la sua skin, vado a vedere un po' chi è. Quindi secondo me c'è molto business dietro, oltre che magari che poi aggiungo una cosa, quando fanno appunto questi eventi
di questi appunto rapper, trapper, quello che sono, appunto mettono le loro canzoni. Sì. Ah. E questo è la cosa, diciamo, importante di questa cosa. Mettono le loro canzoni. In qualche modo, quindi, il gioco stesso diventa un mezzo anche per far conoscere la propria arte, il proprio lavoro, no? Il proprio prodotto, perché poi il giocatore, giovane che sia, insomma, più o meno giovane che sia, è lì che va a vedere, no? È nel gioco che vive la cultura. Ma poi soprattutto in questo periodo che sono tutti a casa, non hanno da uscire, cosa fai a casa? Giochi. Quindi se c'è qualcosa all'interno del gioco che ti può permettere magari qualcosa di diverso, un evento, che te lo vai a vedere. Infatti quando ci sono gli eventi di Fortnite, cioè fanno quasi sempre il record di player dentro al gioco, Quindi... cioè, sì, questo è vero. Comporta veramente un successone. Anche perché quel momento, diciamo, dell'anno, del mese, quello che è più dell'anno in realtà, in cui su Fortnite, nel gioco classico, avviene qualcosa di diverso. Quindi è una novità, diciamo, appunto, che invoglia entrare su Fortnite a vedere questa, appunto, novità, come lo fanno. Perché appunto c'era questo periodo in cui facevo tantissimi eventi, che appunto la gente era in hype, perché la facevo talmente bene, questi eventi, che alla fine uno, cioè, non ne perde neanche uno alla fine. Ne guarda uno, ne guarda due, ne guarda tre. E ricordo che fai, non lo vedi? Eh sì, no, è vero. Quindi diventano degli spettacoli di loro, no? Questi eventi. Cioè, quasi che si potrebbe immaginare un concerto vero e proprio. Vabbè, ah, quello insomma, che alla fine sono già mini fatto, concerti, Alla fine sono mini concerti, perché anche prendendo questo periodo che appunto c'è Covid, che non possono magari fare concerti, lo fa all'interno di un videogioco dove, ripeto, sei un personaggio virtuale, magari sei di fianco a qualcuno. Infatti quando ci sono gli eventi tu non puoi né sparare né picconare, non puoi infliggere danni agli avversari. Puoi solo guardare e poi durante l'evento, che ne so, puoi fare i super salti, c'è la super velocità, puoi ballare con i player che sono in lobby con te. Quindi sono dei concerti virtuali che in questo periodo, secondo me, può unire anche tanto la gente. Cioè, nel senso, ti diverti con persone che di solito ti spari, cioè, capito? Quindi è una cosa bella. Allora, intanto c'è Franci che ha preparato una domanda che vi rigiro subito, perché forse è la più difficile che vi farò. Però prima voglio assumere un attimo il ruolo del boomer rispetto a questo discorso qua, no? Cioè il classico discorso, ma poi alla fine non si perde l'aspetto bello dello stare insieme tutti azzeccati ad un concerto vero, tra virgolette? Beh, diciamo che ora che ci penso, però alla fine ora i concerti non si può andare, quindi diciamo che al di là del fatto che adesso non ci si può andare ai concerti, ovviamente. Beh, secondo me è un ottimo modo per appunto fare qualcosa di diverso all'interno di un gioco, che alla fine magari durante l'anno è sempre quello, costruisci, spari, tutto quanto, però durante questi eventi vedi qualcosa di diverso, alla fine ti diverti anche, secondo me. Sì, no, sì, si crea è proprio il modo di creare una community, no? Che non è solo di giocatori, ma di persone che vivono quell'ambiente a tutto tondo. Sì. Perché con questi eventi puoi mischiare pro player con magari persone che giocano normalmente. Cioè, o anche persone che magari a Fortnite non ci giocano, non hanno mai giocato, però magari sfruttano quella piattaforma, chiamiamola così. Sta usando i pesci puzzolenti, se vedi. Abbiamo avuto un esempio. Abbiamo avuto un esempio in diretta, che non è una diretta, però... Che poi queste granate qua c'erano anche tanto tempo fa, però appunto erano delle granate, non erano dei pesci. Sì. Beh, preferiamo... È vero. Vedo. Devo mettere una cosa, io queste cose qua le odio. Cioè, è un item che io odio perché... Diciamo che mi ricordo molto bene quando appunto magari ruotavo in Endgame, facevo le box, magari avevo anche poca vita... E buttavano queste cose dall'alto che, madonna, veramente, cioè, le odio, insomma. Dà molto fastidio, sì.
Vedi, vedi, la coppia che scoppia si... si replica anche in questo, nello scoppio di pesci o di mine. O di granate puzzolenti, sì. A Sapphire non ti tirate i pesci puzzolenti. Sentite, ecco. Invece Franci faceva questa domanda che può essere complicata, ovvero se preferite giocare o preferite castare. Allora, qua questa... Difficile, però dire una cosa, per me è un 50-50, nel senso che alla fine è giocare o non giocare, manca stare, alla fine secondo me gioco anche come mentre casto, perché alla fine sei all'interno del gioco, commenti il gioco che ti piace, quindi alla fine per me è come giocare, insomma, quindi alla fine è un 50-50 per me. Conservativo Sapphire. Conservativo. Allora, io castare mi diverto veramente molto, però se dovessi scegliere, però tra le due mi diverte più giocare, cioè sono lì a giocare, mi diverte molto di più, però castare mi diverte guardare quello che magari io non so fare, mi piace commentarlo, quindi anche castare è molto divertente. Ma cosa succede invece nel caster giocatore, come in fondo siete voi, quando vi trovate a castare qualcuno che è evidentemente più forte di voi, che fa cose che voi non riuscireste a fare? Prendi spunto dalle la filosofia, dalle mosse che la filosofia, attenzione, la saggezza di Edotama. No, è vero, io quando vedo, che ne so, qualcuno che fa qualcosa di incredibile che io non so fare, dico cavoli, me lo riguardo magari e cerco di impararlo, perché alla fine è Fortnite, adesso è così, se tu vai a giocare dici cavoli, questo qua mi ha fatto un double edit e mi ha distrutto, come l'ha fatto, come ha fatto l'approccio, quindi io mi guardo molto queste cose, io mi guardo anche molti pro player quando tipo giocano i tornei e ti dirò, alcune tattiche, alcuni land li rubo anche da loro, ma è normale. Perché poi aggiungere una cosa, molti pro player appunto fanno vedere nel loro live o anche nei Twitter alcune giocate, alcuni trick, tra cui non so se posso citarne uno, che è un inglese, insomma. Chiaro, cita. Martoz, è un pro player famosissimo, non so se è ancora nei Fades oppure no. Lui, diciamo che c'era un periodo in cui pubblicava appunto su YouTube dei trick, faceva, e appunto poi i giocatori che magari puntano ad entrare pro player guardano lui e lo fanno anche loro. Quindi vero, lì appunto nasce il fatto di prendere spunto, dalle giocate dei pro player. Ma quando siete lì a commentarlo, no, al di là del prendere spunto per poi sfruttare quella tattica nel vostro gioco, io vi ho visto castare, cioè io vi ho visto essere felici di vedere quello che stavate guardando, no, è anche un po' quello. Ah beh, sì, beh, assolutamente, sei una persona molto forte, devi essere contento per lui, cioè nel senso che è arrivato a quel punto in una finale e se la sta giocando bene, quindi sì, cioè nel senso, ma io, come penso anche Carlo, cioè noi giochiamo per divertirci alla fine, non puntiamo ad essere i pro player di turno, quindi se sono più forti li guardiamo e li ammiriamo, anzi, per la loro potenza. E sì, questo vuol dire essere cultore della materia, no? Quando ti piace una roba, poi ti fomenta, quando è fatta bene ti rende felice e basta, a prescindere sì, che sia tu a farla, anzi forse se sono gli altri anche a maggior ragione. Allora, aspettate che nel frattempo Edo, c'è Franci che dice che a te piace giocare con Pierco. Non so se è un inside joke vostro, se mai no, spiegacela, se si può spiegare. No, Pierco è un ragazzo che mi segue molto. Mm-hmm. E ieri per la prima volta ho fatto un torneo con lui, perché ogni tanto faccio i tornei con i ragazzi che mi seguono. E
c'è la meme che praticamente quando io becco un bot in pubblica gli do del Pierco, capito? Quindi cioè, nel senso, Pierco okay. Diciamo che è un pochetto l'emblema dello sfottò, ma ho sfottò amichevole ovviamente, gli voglio un sacco di vena Pierco delle mie live, quindi no. Ok, no, ok, Pierco... chiaro, fa la figura del bot un po'. sì, però è molto brava a giocare, cioè è brava a giocare Pierco. Pierco, se sei da queste parti, fai ancora in tempo a entrare e scatenarti contro Edo in chat, e qua lo puoi fare, poi nella sua chat. Let's go. Torni a essere l'amico. ecco qua. Mamma mia. Senti, intanto c'è sempre Dragon Ball Legend che ci dà altre chicche, anche se su questa io ho bisogno di supporto. Hanno fatto una collaborazione con Bendy the Machine. Ancora non è specificato se è una collaborazione oppure no. Bendy sarebbe un gioco stile anni 90. Ci sarà un pacchetto con un gatto stile anni 90 in bianco e nero. Non conosco il gioco, non so a che collaborazione si stia riferendo. Però allora, il gioco non lo so nemmeno io. Ho avuto modo di informarmi molto brevemente, però sì. Cioè non approfondito. Anche questa è una cosa nuova, di poche ore, addirittura giorni, quello che ho visto. Quindi, però non è una cosa, diciamo, detta da Fortnite. Sono più tipo dei leaks, queste robe qua. Quindi non è ancora ufficiale. Da quello che ho visto, non sono sicuro di questa cosa. No, uguale però... stessa cosa che ha detto Carlo. Anche perché avevo visto che avevano leakato anche tipo collaborazioni con Ariana Grande, con un po' di pop star. Quindi non si sa se sono vere oppure fake. Vabbè, per adesso sono leak a cui evidentemente Dragon Ball Legends ha accesso in qualche modo. Un hacker. Ma sì, ma probabilmente, non lo so, non lo sappiamo. Dicci come fai ad avere queste notizie, perché in caso ti invitiamo in redazione, potresti essere utilissimo. Vieni, ti offriamo un posto prima il colloquio. Let's go. E se vuoi dare qualche chicca in anticipo anche a me e a Carlo, la usiamo magari nei video. Ma noi ci prepariamo, esatto. Esatto, sì, esatto, sì, fate, sì, tutti, sì. Fate tutti i leak e... le anticipazioni riguardo le collaborazioni tra sviluppo di giochi e artisti vari. Cioè, Dragon Ball Legends ha questo collegamento in qualche modo. Ormai è diventato questo il suo nome. Siamo contenti che sia così. A posto. Cosa stiamo vedendo nel frattempo? Cosa stiamo vedendo? L'OBD dovrebbe essere questa qua. Con LSTEMA, che è appunto il... Anche qui però, per dire una cosa, no? Che c'è stato appunto nel lobby B il distacco dei 30 punti, ma anche nel lobby D c'è stato un bel distacco. Di quasi... anche qua 30 punti, quasi, eh? Notaio, quanto era? Nel lobby D secondo. Il distacco è di 31 punti. Ecco, 31 mi ricordavo bene. No, ma comunque, ma... può essere un buon giocatore, anzi sicuramente può essere. Ma c'è da dire che il secondo, il terzo e il quarto hanno giocato solamente 3 game su 4. Il quarto game non l'hanno giocato. Anche questo è vero. Il secondo, il terzo e il quarto hanno giocato un game in meno? Esatto, hanno giocato un game in meno e hanno totalizzato rispettivamente 29, 26 e 26 punti. Quindi, vabbè, allora ci sta anche questo distacco, dal primo. Beh sì, diciamo che è colmato dalla partita in meno. Eh sì. Beh, comunque secondo, terzo e quarto si sono qualificati, quindi li vedremo in finale. Lì sicuramente avranno modo di colmare quel gap in caso, no? Assolutamente. Ma una cosa che sto vedendo dai vari replay che ci state fornendo è che quasi tutte le persone che stiamo aspettando sono sempre tutte nei ground. Secondo me ci sarà un bel fight, o soprattutto delle belle contestazioni per le ground, Sì, quindi... sì. Vedremo molti materiali volar via. Beh, appunto, le finali alla fine sono sempre migliori. Giustamente, nei migliori è normale che accadano queste cose. Come nelle finali nel mondo calcistico ci vanno i migliori.
Ah beh, quell'ovvio, quell'ovvio. Sono curioso davvero, Carlo, di vedere come andranno a prenderla i ground e soprattutto se riusciranno a mantenerlo. Perché adesso, secondo me, sarà veramente tosta. Questo purtroppo, e dico purtroppo perché vorrei già vederlo da stasera, però appunto non si può. Perché appunto la finale sarà appunto il 13 maggio e insomma non vediamo l'ora appunto di castare queste finali. Stiamo già preparando le corde vocali. Sì, sì, esatto, no, infatti sapevamo che vi stavate castando sotto e abbiamo voluto per forza avervi qua per avere per darvi un piccolo assaggio. Poi quando sarete nella nostra redazione in sede, ritroveremo quell'hype che abbiamo lasciato in sospeso dal primo torneo. Intanto continuano, diciamo, ad arrivare. Questo qua è un piccolo assaggio. Ci state facendo venire la colina alla bocca, ecco. Esatto, esatto. Vedi come già ti interessi. Io ti sento che ti distrai mentre parliamo e stai lì a guardare cosa succede. Eh sì, sto guardando per bene, ma come se la sta giocando, a dire la verità. Quello sì. È finitizzato, diciamo, dall'Italian Endgame, ecco. Quello sì, basta, non guardo più. Allora, c'è Toss, esatto, che ci chiede a che ora saranno le finali. Noi gli abbiamo già risposto in chat, ma Carlo, a questo punto cedo a te la parola buon manager. Allora, praticamente le finali saranno come punto di qualificazione, appunto, giocheranno alle 4, mentre noi andremo live, se non sbaglio, alle 6, giusto? Noi andremo live con Fortnite, sì, dalle 18, dalle anche 18. Un po' più in là, mi sa che sono 19. 18 e mezza, 19? Sì, perché abbiamo spostato un po'. E okay. Per permettere appunto di svolgere in tranquillità i primi game, in modo tale da poi poterli castare tutti in un fiato. E insomma, memory dell'esperienza del primo torneo, abbiamo deciso di lasciare tutto il più spazio possibile al casting delle finali. Direttore, qua mi duole interromperla, ma noi andremo live dalle 17 alle 18 con il pre-show del torneo e alle 18 andremo in onda con le finali di Fortnite. Lei ha ragione, il buon notaio Visco. Vischio, però la devo smentire forzatamente, perché il pre-show lo sposteremo un pelo più in là, ma lo annunceremo nella nostra programmazione di Twitch. Non vi agitate, mi raccomando, non c'è nessun problema, anche perché nel pre-show dobbiamo avere un po' di tempo per farvi vedere un po' tutto quello che è successo nelle qualificazioni. Oltretutto giovedì non ci sarà solo Fortnite, perché ci sarà anche Rocket League. Però c'è da dire una cosa: i giocatori però giocheranno alle 4. Sì, i giocatori giocheranno alle 4, i giocatori riceveranno come al solito gli alert su Discord, su Telegram, ovunque riceveranno le comunicazioni per quando dover giocare, ma le live poi verranno dopo, anche per evitare cose losche. Facciamo a giochi fatti. E quindi va bene. Sì, magari vanno a cercare magari chi è il primo, dove l'enda, cosa fa, e diventa un po' un casino anche. Esatto. Possono rovinare il game. Almeno i primi due game li facciamo giocare in anticipo e poi li castiamo. Nel frattempo Dragon Ball Legend continua a fornirci leak su leak. Informazioni, ha già visto il balletto del gatto con sotto la canzone della lobby, quindi questo credo che chiuda il cerchio su questa collaborazione. La collaborazione
Ok, quindi abbiamo scoperto l'arcano. A questo punto speriamo che sia rilasciata in tempo per le finali, altrimenti le vedremo già nella terza edizione di Atleta League, probabilmente. Spoiler? Beh, lo lanciamo così, lo possiamo lanciare così. Così, spoiler, terza edizione di Atleta League. Così. Ok. Rimanete sintonizzati. Cosa pensi delle land Campo Merluzzo, Edo? Chiede Franci, che ormai ti ha preso come land... punto di riferimento. Ah, Franci, Campo Merluzzo. Sì. Campo Merluzzo è un buon land, però c'è il però che ultimamente un sacco di gente ci sta andando, se dobbiamo dire la verità, perché puoi pescare, fullarti di tutti i materiali, sia roccia che pietra che legno, sia ferro che pietra che legno, ho detto due volte la stessa roba, e è un buon land, anche perché c'è la cassa leggendaria, poi c'è il bot che ti può upgradare le armi, quindi puoi farti lo spas, puoi uscire con uno spas, uno scar, farmi un sacco di parti meccaniche, non è male come land Campo Merluzzo. Sì, anche per me la stessa cosa. Se non sbaglio, che molto è quella in basso a destra, giusto? Sì, è l'isoletta in basso, okay, a destra. Ok, ricordo bene. Sì, stesso, anche per me vale lo stesso, insomma. Aspetta che tolgo e rimetto l'ottimo la campi. Ottimo posto. Che nel scorso season è stato molto sottovalutato, secondo me. Perché secondo me è un bel posto, quell'end lì, eh. Però non ce l'ha molta gente, in realtà, da quel che vedevo nei tornei, eh. Ok, quindi salutiamo intanto Dragon Ball Legend, che se ne sta andando, lasciandoci il suo pronostico. Secondo lui sarà rilasciato entro questa settimana. Quindi poi rimaniamo qui ad aspettare tutti i suoi leak. Ok, metterete una mappa dove segnare i land? Questo forse Kebby lo sta chiedendo a noi. Penso di sì, lo sta chiedendo a noi. No, lui penso di intendere tra giocatori, e questo no, okay. No. Non si può fare, ecco. Ok, mentre Franci, che sarà il futuro moderatore di Edo, rimane, rimane con noi, grande Franci. Sì, mi segue molto, super Franci. Ma infatti, prima di avviarci alla chiusura, volevo parlare con voi proprio di questo, cioè della vostra community, delle vostre community e dei ragazzi che vi seguono. Com'è il rapporto con loro, Edo? Com'è per te, Carlo? Anche se tu mi dicevi è un po' che sei fuori dalle scene, diciamo così. Beh, comunque ho attivo Instagram, mi seguo molto su Instagram, ecco, lì diciamo che è il social in cui mi muovo di più, ecco. E com'è il rapporto con i tuoi follower, quindi? Sicuramente molto positivo, molto legati, ecco, di questo molto, molto felice. Molti messaggi, molte visitazioni nelle storie, tutto quanto, quindi sono molto molto contento, ecco. No, io uguale, cioè nel senso, facendo un pochetto, adesso ho riniziato, ho fatto un mesetto e mezzo che purtroppo non ho streamato per problemi, però adesso che sono ripartito diciamo che il supporto c'è, me lo sta andando e pian piano si torna come i vecchi tempi, ovviamente. Però le persone che ti vogliono bene vengono da Instagram, vengono magari da Telegram, Discord, insomma, appena vedo anche se è in live, comunque l'affetto c'è. E è un bel contatto alla fine, è un bel contatto che hai con persone che magari sono a casa, non far nulla, gli tieni compagnia come loro tengono compagnia a te alla fine. Cioè io gioco, faccio divertire, ma nello stesso tempo ho qualcuno con cui parlare, anche quella lì è la cosa bella. Cioè non è che io faccio per loro, ma anche loro fanno per me. Quindi è una cosa molto bella. Benissimo, sono un sacco contento anche di averli in chat, tra cui Franci. Scusami Franci, è che io già sono mezzo cieco, poi avevo proprio problemi a leggere il tuo nome, ma Franci, hai fatto benissimo a sottolinearlo, non lo faccio più, promesso. Let's go.
Va bene, e quindi che vi volevo chiedere? Intanto siete pronti per questa trasferta romana? Quindi avete già prenotato il ristorante? Quello è chiaro, Carlo. Allora, quello era... sì, quello è già, Carlo già è visti fa... fatti, insomma. Prima di prendere i biglietti del treno ha detto ristorante. Prima guardo il ristorante e poi quando c'è il ristorante allora posso dire allora che mi sposto. Allora forse posso prendere un biglietto del treno. No, sì, siamo pronti, siamo belli carichi anche di notte. Di notte, cioè, tu non puoi capire. Di notte, Carlo mi scrive: oh, Edo, sei pronto per Roma? Guarda che mi ha fatto l'itinerario. Ogni giorno aggiunge sempre qualcosa. Tipo, fa: andiamo giù, dopo che castiamo, andiamo qua, facciamo questo. No, davvero c'è tanto hype nel venire a commentare e venire a trovarvi a Roma. Che veramente dalla volta scorsa siamo entrati veramente molto, molto, molto bene. Poi. Ti avete accolto veramente a braccia aperte, cioè è incredibile, siete stati. Grazie, grazie. Fa veramente piacere sentirlo. Siamo qua, non vediamo l'ora di avervi insieme a noi. Qua arrivano, continuano ad arrivare domande. Io con Edo mi diverto sia a guardare che a parlargli. E giocare con lui è molto bravo e sa intrattenere. Io con lo te voglio, Franci. No, lo voglio bene, Franci. Questo però l'ho letto bene. Lo voglio bene, l'ho letto bene. E Sapphire non sapevo chi è. Però lo voglio bene pure a lui, vero, Franci? Vabbè, ovvio. Esatto. Al signor Carlo. Ma certo. Al signor Carlo gli si vuole bene tutti, veramente. Comunque, quindi, sì. Carlo, aiutami, ricordiamo, si gioca la finale giovedì 13 maggio, oggi veramente niente, è finita così, dalle 16 in poi si svolgeranno le partite, quindi ricordatevi di tenere d'occhio le notifiche degli admin, vogliate bene gli admin, trattate bene gli admin, siate gentili con loro saranno gentilissimi con voi e tutto si svolgerà al meglio. Dopodiché, anche perché magari vi aggiungo un qualche punto se li trattate bene. Esatto, se gli mandate il cesto a Natale anche 10 punti. Azza! Sì, questo... Beh, poi, ecco, Sapphire ve l'ha detto, cioè, se voi gli mandate un cesto con del guanciale, il pecorino e... con delle kit completo. Avete già vinto il torneo. Ma hai vinto il torneo, magari... No, però in top 100, in finale, un posticino si trova. A posto. Ma sì, no, non ci facciamo parlare dietro così. Allora, no. I cast saranno live sui loro canali, così nel canale di Edo faccio punti. Beh, no, diciamo che Edo quando è live sul suo canale, e le finali invece di Atleta League saranno trasmesse qui, sul canale dove vi trovate, il canale di Atleta League. Potete fare punti anche con noi, dai. È vero. In qualsiasi caso ci si vede lo stesso. Vi si vede lo stesso, non ci sarà solo Fortnite comunque, perché come abbiamo già detto giovedì stesso, subito prima ci sarà poi. Rocket League. Esatto, ci sarà Rocket League, no, subito dopo, scusatemi perché adesso mi sto confondendo, Sapphire mi ha mandato nel panico, ma subito dopo Fortnite ci sarà Rocket League e poi venerdì con Warzone, sabato con FIFA, domenica con League of Legends e Brawl Stars, li troverete sempre tutti qua, quindi lasciate il cuoricino sul canale per ricevere tutte le notifiche del caso e soprattutto andate a guardare i canali social perché lì vi terremo sempre aggiornati su tutti i risultati, compresi tutti quelli di Fortnite e le ben 4 lobby che hanno popolato e accompagnato le qualificazioni a questo torneo. Vi ricordo che davanti a voi ci sono i caster che vi sosterranno anche, perché questo è il ruolo principale del caster, no ragazzi? Cioè sostenere i giocatori che stanno giocando, farli diventare dei campioni in qualche modo.
non solo con le loro abilità, ma anche con la vostra nel raccontarli. Di questo non vediamo veramente l'ora e siamo stati attenti a selezionare i caster giusti. Non quelli più bravi, non quelli beh, ma i caster giusti. Giustissimi. Let's go. Perfetto, Franci, allora ti aspettiamo anche per Rocket League. Io nel frattempo, Edo, Carlo, vi saluto e vi ringrazio. Ok, va benissimo. Io non vado anche avanti nella frase anche con perché a Roma potrebbe causare dei dibattiti. Però vi saluto e vi ringrazio. Chi ha capito, chi doveva capire, avrà capito. Esattamente, okay. Vischio, grazie. Perfetto. Grazie del sostegno in chat, così capiscono, così sanno tutti. E vi do appuntamento però qui domani sera, perché abbiamo due live importantissime. Il pomeriggio alle 7 parleremo di statistiche di calcio, di fantacalcio e di un sacco di cose interessanti con Footdata. E poi la sera invece avremo qui ospite il grande Bomberone, che è un altro, anzi l'admin degli admin del torneo di Atleta League. Con lui ci vedremo qualche chicchetta di FIFA Pro Club domani sera, quindi non perdetevi anche le prossime live. Noi ci vediamo qui e vi ringrazio di essere stati con noi, ragazzi, davvero tanto, mi ha fatto piacere rivedervi, non vedo l'ora di riabbracciarvi, speriamo si possa fare, vi potrò abbracciare, diciamo di sì, dai, facciamo di sì, e poi finalmente riabbracciare tutti i nostri player. Adesso scorso vale anche per noi, ovviamente. Grazie mille. Assolutamente. Grazie a tutti. Grazie, ragazzi. Buona serata. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook. I link li trovi in descrizione. Ciao, a presto.